arrivano nuove sorprendenti news dal trono di Paolo Gridellin di Uomini e Donne. Ritorniamo a parlare di Uomini e Donne e di alcuni protagonisti dell'attuale Trono Classico di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Paolo Gridellin e del suo trono, che da qualche settimana si sta contraddistinguendo da tutti gli altri per la sua confusione e per i suoi colpi di scena. Oltre a questo, il trono del torinese è diventato famoso anche per il numero di abbandoni da parte delle corteggiatrici del ragazzo. Per non dilungarci troppo, possiamo solo considerare come esempio Esther Graham e Angela Caolisi. Ma se per la prima il tronista non ha fatto niente per andare a recuperarla, per la seconda la situazione è ben diversa. Ma vediamo insieme cosa è successo. La reazione inaspettata di Angela. Nell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, Angela Caloisi ha deciso di non corteggiare più il tronista Paolo Gridellin, abbandonando lo studio. La causa del malessere della ragazza sono stati i comportamenti che il tronista ha avuto con altre due corteggiatrici, Giorgia e Marianna. Il ragazzo infatti ha baciato la prima ed ha presentato il suo cane alla seconda, senza neanche portare Angela in esterna. Ovviamente l'abbandono della Caloisi non ha lasciato del tutto indifferente Paolo, che è subito corso dietro alla sua corteggiatrice per convincerla a rientrare. In queste ore però veniamo a conoscenza che i gesti del Gridellin per convincere Angela a tornare in studio non si sono limitati soltanto agli eventi sopra citati. Paolo sorprende una sua corteggiatrice. Ieri, grazie ad una segnalazione pubblicata sul sito di Isechia, veniamo a sapere che Paolo Gridellin si è recato in questi giorni a casa di Angela a Casal di Principe. Il ragazzo infatti è stato avvistato con i ragazzi della redazione di Uomini e Donne sotto l'abitazione della Caloisi nel tentativo di comunicare con lei. Secondo le segnalazioni, Paolo è riuscito a parlare con Angela all'interno del pulmino della redazione. C'è da aggiungere che in molti pensavano che il Gridellin fosse andato dalla sua corteggiatrice per sceglierla, ma così non è stato. A questo punto possiamo affermare quasi con certezza che la Caloisi sarà sicuramente presente alla prossima registrazione di Uomini e Donne, che avverrà in settimana. Per il momento è tutto con le news e gli scoop provenienti dal mondo di Uomini e Donne. Per ulteriori aggiornamenti vi diamo appuntamento a più tardi, sempre qui su Blasting News.